hanno fatto a questa ragazza. Le hanno addirittura strappato dei denti. Addirittura so che fosse stata marchiata a fuoco dietro la schiena. Delle torture fatte su una disabile. Non riusciva a camminare. Il corpo era quasi paralizzato. Più di una volta Marzia ha provato a liberarsi dei suoi aguzzini. Mi confidò che a picchiarla erano lui, il fratello e la mamma. Mi scrisse che aveva un morto o un cadavere nel furgoncino. Come mai se io mi trattavo a questa Marzia, lei veniva sempre da me? Quella sera la ragazza avrebbe detto: ma dove mi state portando? Che è buio fuori. Ed è forse l'ultima cosa che ha detto. E Barbara rispose: ti metto in coppo o treno e te manna a Dumamt. Mia figlia mi disse che rientrarono poi a casa solo Barbara e Damiano, e da quella sera Marzia non fu più vista. Ho paura che mia madre esce e mi ammazza. La notte ho gli incubi e rivedo davanti ai miei occhi la scena di Marzia che veniva strangolata. Io, Marzia, volevo salvarla e non ci sono riuscita. Chissà cos'hai letto. Allora, Vittorio. Si parla di psicologia. Vittorio, entro a casa, ciao. No. Siamo dentro l'aula. Anche qui c'è una manipolazione. Sì, Eleonora. Buongiorno. Stefania De Martino è qua. Siamo in studio. E l'avvocato di Salerno, che ha preso in mano alcune segnalazioni che erano anonime sui maltrattamenti che riceveva in casa questa ragazza. Purtroppo Marzia a quel punto era già sparita, non si riusciva, non si poteva fare più nulla perché l'avevano già uccisa. A te, Vittorio. Sì, lo vedete, siamo alla Corte d'Assise di Salerno, nell'aula 10, e sta iniziando proprio oggi il processo alla prima udienza nei confronti di Barbara Vacchiano, Damiano Noschese. Scusate, vi facciamo vedere subito questa inquadratura perché io parlo piano perché è iniziata adesso. Sono accusati a vario titolo di maltrattamenti, tortura, sequestro di persona, omicidio, occultamento di cadavere. Il processo per il figlio quindicenne coinvolto in questa terribile vicenda molto probabilmente si concluderà a maggio. Lo hai ricordato tu, la storia, la vicenda di Marzia Capezzuti, che aveva anche una disabilità e per cui percepiva la pensione. Per molto tempo è stata trattenuta in questa casa, abbiamo soltanto elencato alcune cose, ce ne siamo occupati per molto tempo, le accuse sono pesantissime perché Marzia ha subito delle torture, è sparita la sera del 7 marzo, la notte tra il 7 e l'8 marzo, era il giorno del suo compleanno, e poi il corpo è stato ritrovato in un casolare abbandonato ad ottobre. Molto probabilmente Vittorio, gli inquirenti andare in pubblicità che mi fanno il segno e poi ritorno da te? Mi fai andare in pubblicità? Ritorno da te subito. 30 secondi siamo qua, grazie. Mi fanno i segni. Ecco, pensate, ora vi riporto indietro un po' nel tempo, nella memoria. Ecco perché quando succede una cosa del genere, noi con la nostra inviata, al tempo se ne occupava Carla Lombardi, adesso siamo dentro un'aula con un'imputata e fra poco vi diremo quello che succede con il nostro Vittorio. Però io vi voglio riportare a questa storia parecchio tempo fa, quando lei, Marzia, non si trovava, era sparita. Nel nulla. Noi siamo andati da Barbara, l'imputata oggi, e abbiamo chiesto: ma che fine ha fatto secondo lei? Che è successo? Ricordiamo che cosa rispose questa donna davanti alle nostre telecamere? Bene, me lo ricordo. Vediamo. Poi penso che se la maltrattavo dopo 5 anni, ogni volta che lei andava e veniva, non tornava sempre a casa mia. Oh, io ve lo ripeto, io mi auguro a Dio che se lei vede la TV, sta con qualcuno, lei esce tranquillamente. Tutto questo bello popolo che mi ha messo la, diciamo, la spazzatura in faccia. Io la voglio bene perché l'ho tenuta a casa per 5 anni a casa mia. E io penso che ogni volta che andavo a casa della mamma,
Andava lì, stava un giorno, se ne scappava dalla mamma per venire a casa mia. Io penso che se la maltrattavo, io se sto a casa vostra e voi a me mi maltrattate, io penso che se ho l'agio di andarmene, io a casa vostra non vengo più, o sbaglio? Perché lei è sempre tornata da me? Perché? Se io sono quell'orco che loro stanno sacrificando, hanno messo la mala faccia davanti ai miei figli. Non si fa questo. Perciò io faccio fare la legge, non è un problema. Quando finirà tutto, poi vediamo chi è Barbara. Se è l'orco o invece Barbara non è l'orco. Poi giustamente chi ha messo questa cosa, la deve pagare pubblicamente, la deve pagare. Perché io vado a lavorare. Ho finito 5 minuti fa, sono rientrata a fare un poco di spesa e sono rientrata. Io senza paura uscisse fuori, così finirà tutto. So, io non sto dicendo che la TV è un malocchio verso altri confronti, no. Secondo lei io non vorrei rispondere a tutte queste discriminazioni che mi stanno facendo. Non fa nulla, me le tengo, ma non perché me le tengo, perché Barbara è colpevole di qualche cosa. Me le tengo perché so che comunque io non ho fatto nulla, so che lei comunque sta bene, è viva e tutto, basta. Quello che vogliono dire, dicono, quello che vogliono fare, fanno, non ci sono problemi. Dopo finirà tutto, dopo sono io che partirò. Allora, è scioccante, di filmati di questo genere, perché noi siamo andate tante volte da lei, le manderemo in onda uno dopo l'altro, perché è giusto ricordare, oggi che siamo dentro questa udienza, insieme al nostro Vittorio Introcaso, nostro cronista, giornalista, che si occupa anche lui di questo caso, come fu al tempo la nostra Carla Lombardi, e noi, Vittorio, le dobbiamo ricordare, per correttezza, anche se, per carità, siamo sempre garantisti, ma pensiamo che dopo mesi e mesi da questa intervista, ora questa donna è imputata. A te. Sì, insieme al marito, è chiaro, il PM ha autorizzato oltre 60 testimoni. Si cercherà di ricostruire tutto. Perché? Perché le violenze molto spesso avvenivano appunto in questo paese qui vicino a Salerno, che si chiama Ponte Cagnano, in quella piazza che abbiamo inquadrato tante volte, a volte proprio davanti alla strada. Le accuse, lo ripetiamo, cioè tra le altre accuse, occultamento di cadavere, omicidio, c'è anche tortura, lo avete ricordato, pare sia stata marchiata come una bestia questa povera ragazza di 31 anni all'epoca, con le iniziali BV, Barbara Macchiano, come qualcosa che apparteneva soltanto a lei, era utilizzata come bancomat, cioè tutta una ricostruzione della pensione di invalidità di Marzia che veniva prelevata da questa famiglia. Questa famiglia pare che imputasse a lei la morte del fratello di Barbara, che, con cui Marzia aveva una relazione, e allo stesso tempo parolacce, botte, percorse per strada. È chiaro, il processo che vedete alla Corte d'Assise di Salerno cercherà di ricostruire passo per passo, purtroppo, lo diciamo veramente perché è difficile raccontare questa storia, purtroppo l'orrore che questa ragazza con una disabilità mentale ha subito per anni all'interno di questa abitazione. Stavo dicendo prima della pubblicità, gli inquirenti hanno ritrovato molto probabilmente il corpo in base a una videochiamata tra il figlio di 15 anni di Barbara e del signor Noschese, che sono qui presenti in aula, perché attraverso questa videotelefonata avrebbe fatto delle ammissioni. Poi il corpo di Marzia venne ritrovato in questo casolare abbandonato, ma dopo tanti mesi, per cui c'è stato bisogno di un riconoscimento attraverso il DNA. Insomma, noi l'abbiamo seguita passo per passo, sì. Assolutamente non abbiamo accusato mai nessuno. Infatti c'è un processo in corso e oggi è la prima udienza, però come si sta il quadro è drammaticissimo. Elena, rivediamo che cosa rispondeva alle nostre telecamere. L'abbiamo chiesto all'avvocato. Guardate. Sì, una ragazza che comunque è molto dolce, ha un cuore molto umile, a me comunque quando andavo a lavorare lei stava in casa che mi aiutava a fare le faccende di casa, solo cucinare no, perché non sapeva cucinare, però comunque stendeva i panni, toglieva i panni, mi aiutava. Quando io venivo da lavorare, che portavo la spesa, lei si faceva una corsa per aiutarmi a prendere la spesa.
E io penso che questo non è un maltrattamento come dicono la gente, questo è un aiuto che la ragazza ha dato in casa. E ve lo ripeto per l'ennesima volta, si facesse l'esame di coscienza la mamma e il padre, perché quante volte io l'ho invitati a casa, non sono mai venuti, mai, come mai? La mamma sono io o sei tu? Perché Marzia non è che non è eredita, Marzia ha fatto un'infanzia bruttissima, sempre dentro dei centri, i collegi, strutture. E io penso che Marzia l'ha sempre anche detto alla mamma, questo è che mi fa rabbia, quello che non dicono la verità. Non dicono quante volte Marzia ha detto a me Barbara è come una mamma, quello che non mi avete fatto voi me l'ha fatto Barbara, perché queste cose non le dico? Perché? Io penso che se come dicono, come dice questa bravissima persona, che non so chi è, che io la maltrattavo, che io la picchiavo, che la facevo dormire a terra, come si dicevano, come mai è stata a casa mia per 5 anni? Andava a fare la spesa, veniva, andava a casa della mamma, si riveniva qua, come mai? Questo voglio capire io. Come mai se io maltrattavo a questa Marzia, lei veniva sempre da me? Mamma mia, allora prima di parlare anche di come vengono utilizzati poi i mezzi televisivi persone come questa, volevo chiedere a Stefania De Martino, ecco, immagino che lei sia indignata oggi davanti a quelle interviste e a quello che non diceva Barbara, questa donna e tutta la famiglia ovviamente. Anzi, dando la colpa ai poveri genitori che stavano da tutt'altra parte e non sapevano nulla, perché lo dico, nulla di tutto quello che stavano dicendo. Perché, povera Marzia, quando telefonava ai genitori, lei non raccontava niente perché aveva paura, perché era sotto minaccia, perché gliene facevano di tutti i colori. Purtroppo le vittime, questo succede, mi ricollego a quello che io ho detto prima. Le vittime a volte stanno in silenzio per paura, certo, perché non sono in grado di difendersi, perché a volte non hanno gli strumenti per poterlo fare. Ecco, per cui attenzione a dire, ma perché non è scappata? Ah, perché non se n'è andata? No, non può essere, se no vittimizziamo in maniera doppia una vittima. Attenzione, attenzione a questo. Quello io mi sono arrabbiata così tanto con l'avvocato prima. Marzia ha tentato però di fuggire più di una volta e più di una volta è stata ripresa, una volta nella stazione di Ponte Cagnano, un'altra volta per strada. Quindi Marzia, nonostante avesse tante fragilità, ha cercato di fuggire e ha cercato di salvarsi, cosa che ovviamente non le è riuscita. Quindi non è vero che stava bene dove stava, ma era impossibile. Come abbiamo detto più di una volta, lei veniva torturata, le venivano spente le cicche di sigarette addosso, le venivano fatte ingerire le cicche di sigarette. Queste alcune delle tante cose che sono state riferite, ma che ovviamente sono facilmente probabili. Io, Eleonora, se lei mi permette, vorrei dire una cosa rispetto a questa storia, che è uno dei momenti più brutti di tutta la mia carriera. È che io rispetto a Marzia ho un senso di colpa e le spiego perché. Perché dalla ricostruzione pare che quando io mi sia recata dai carabinieri di Ponte Cagnano più di una volta a denunciare questi maltrattamenti, nel giro di pochi giorni i carabinieri hanno avvertito i familiari di Marzia a Milano. I familiari di Marzia a Milano hanno contattato immediatamente Barbara Vacchiano e da quel momento in poi non si sa più nulla di Marzia. Sicuramente Marzia sarebbe morta lo stesso, perché però ci sono delle notti in cui mi sveglio e penso, se questa cosa non fosse stata fatta con questa tempistica, forse oggi Marzia sarebbe ancora viva e chissà se avremmo potuta salvarla in qualche altro modo. Le chiedo scusa, quando lei ha fatto questa denuncia ai carabinieri, perché lei ha denunciato i carabinieri, sì, sì. No? Sì. C'era già il codice rosso attivo?
Lo strumento del codice rosso era certo, già attivo? Certo. Come mai non sono intervenuti entro i 3 giorni previsti dalla legge? Allora, io sono andata lì a denunciare dai carabinieri come avvocato dello sportello antiviolenza. Quindi non sono andata da comuni cittadini. Non importa, ma lei è andata lì come, cioè, no? Con una denuncia vera e propria. Sì. E da una denuncia del genere dovrebbero scattare i 3 giorni, no? Questo non è successo. Assolutamente no. Cioè, il codice rosso non era stato attivato. Perché se fosse stato attivato, tutto questo non sarebbe accaduto. Credo che ci sarebbe stato il tempo per metterla in sicurezza, sicuramente. Sicuramente. Ma sarà oggetto di approfondimento nel dibattimento, secondo lei? Ma certo, sicuramente. Non sicuramente. È un fatto secondario, esattamente, quello che lei evidenzia. Cioè, vedi, Vittorio dice esattamente. Io credo che ci sia un lasso di tempo non da spiegare. Il fascicolo che è partito dai carabinieri. Che anno è stata la denuncia in cui allora, fatto quello... il mese e anno era... Quello. La prima denuncia è stata fatta a febbraio, l'inizio di febbraio. Del 2021. Allora, febbraio 2021, prima denuncia. La seconda denuncia? Io sono andata lì quasi tutti i giorni per circa una settimana presso i carabinieri. Ok, cioè da quel febbraio per una settimana. Se fosse stato attivato il codice rosso, oggi probabilmente Marzia sarebbe viva. Vittorio? Sì, Eleonora, 60 testimoni, molto probabilmente quello che ci aspettiamo dal processo, a parte di stabilire effettivamente come sono andate le cose, la ricostruzione e naturalmente i capi di imputazione che verranno comprovati, ma le violenze molto spesso succedevano alla luce del sole, i vicini, l'intorno, diverse volte noi ci siamo andati perché una volta si sono arrabbiati e sono scesi giù a parlare con noi e a dire non ci dovete dare degli omertosi perché noi le segnalazioni, le fotografie di quello che avveneva le abbiamo mandate ai vicini urbani e non solo. Quindi il processo sarà in grado di stabilire se chi poteva intervenire per fermare almeno l'orrore che ha passato questa ragazza poteva in qualche modo intervenire e fermare tutto questo, salvare la vita di Marzia. Considerate la sera del suo compleanno, molto probabilmente a seguito della denuncia di maltrattamenti, quando si sono sentiti un po' accerchiati da tutta una situazione, perché lo ricordiamo, Marzia la facevano vivere come una bestia lì dentro, pare sia stata legata a una catena, dormiva per terra, tutte le angherie le avete dette anche in studio, le sigarette, i mozziconi, il marchio con il fuoco, botte, percorse, e poi ricordiamoci una cosa, e questa è basilare, Marzia si parla aveva di reato di tortura, disabilità anche psichica riconosciuta e percepiva, certo, percepiva una pensione di invalidità. Quindi era una persona da alcuni punti di vista che non era in grado di difendersi perché era malneabile. Barbara, da quanto c'è scritto nelle accuse, aveva imposto a lei di dire che io appartengo a te, oppure quando veniva qualcuno, oppure le telefonate con i genitori, doveva dire che andava tutto bene. Quindi a botte, a furia di botte, di percorsi e di costrizione psicologica avevano annientato questa ragazza. La volta che ha provato a scappare è stata ripresa, è stata riempita di botte ed è stata legata a una catena. Naturalmente quello che sto dicendo è tutto presunto, c'è un processo alle spalle, ma le accuse sono queste e le violenze sono avvenute alla luce del sole. Per Vittorio, che anni, noi ad un per certo mesi. Punto. Allora la domanda che ci poniamo tutti, potevamo. Vittorio, mi ascolti, mi senti? Ad un certo punto, sai che cosa ci ha detto? Sì, io me sì, lo ricordo bene. Sì. Io me lo... Ci ha offesi perché dice che noi la stavamo infangando. Esatto. Guardate. È un classico. Comprensioni. Non voglio pietà, non voglio nulla. Voglio solo che la legge faccia il suo corso più presto possibile. Se Marzia ci vede la trasmissione e tutto, io mi auguro che lei uscirà fuori, perché Marzia è stata per 3 anni, la mamma è andata anche nel 2016 a chi l'ha vista, che a Marzia non la trovavano per 3 anni e stava a Ponte Cagnano con un altro ragazzo. E la sera l'avevano trovata perché aveva fatto un incidente stradale. Allora Marzia è una ragazza che se si può far trovare, la troverete a occhi chiusi. Tanto che hanno infangato i miei figli, hanno infangato me, e io penso che dovrebbero andare a vedere oltre
Guardate anche un po' i genitori. Marzia, ve lo ripeto, Marzia è uno spirito libero. Come poteva andare a Milano, come poteva andare a Napoli, come poteva andare in Calabria. Marzia andava, basta che conosce una persona, basta che gli fai una carezza, sei un uomo, basta che gli facevi una carezza e se la portava. Questo è. Questa era la sua fragilità, ma il resto no. Marzia sapeva ragionare, Marzia sapeva cosa voleva e cosa non voleva. Mamma mia, se ci ripenso. Riccardo, televisione, parlare davanti a una telecamera, utilizzare il mezzo della telecamera, questo vale per i presunti colpevoli, vale anche per gli avvocati della difesa. Attenzione, perché il mezzo televisivo, il mezzo di informazione è un mezzo importantissimo, di grande diffusione, che può essere purtroppo a volte anche manipolato, anche se insomma nessuno ci aveva creduto, noi al tempo sicuramente avevamo creduto a quello che lei diceva, però può essere anche manipolato, utilizzato da un presunto carnefice. Partiamo da un presupposto. La televisione ha una doppia valenza che viene a volte dimenticata da queste persone. La prima è quella di essere un mezzo volatile, cioè le parole non sono scritte. Si ha la percezione che dire qualcosa in televisione sia legato all'istante in cui viene pronunciato. E invece la televisione è una memoria spietata, efferata, che riporta, non a caso si dice, parlando dell'azienda in cui stiamo lavorando in questo momento, che è stata la memoria di questo paese e che ci riporta alla realtà. Allora, nel momento in cui, penso anche a tanti altri casi, penso per esempio alle sorelle Zigliani di Temù, a Misseri, nel momento in cui si cerca, si punta al depistaggio utilizzando la televisione, non si considera che poi tutti questi elementi, nel momento in cui il quadro diventa più limpido, diventano violenti elementi di accusa che poi vanno ovviamente solidificati all'interno di un processo. Quando sentiamo parlare di spirito libero di una persona che è stata incatenata, ci rendiamo conto ancora di più della violenza dei gesti, che viene rimarcata dalla bassezza delle parole, perché le parole costituiscono l'elemento sostanziale all'interno del quale si sviluppano i fatti. Attenzione! E nel momento in cui noi sentiamo questi racconti, abbiamo la sensazione del fallimento di quello che è l'elemento sociale, che ha rimarcato e, come ha detto, noi denunciavamo. E quindi tutto questo cosa ha portato? Com'è possibile che si sia arrivati a questa definizione dei fatti? Poniamoci delle domande, vediamo in come si è intervenuti su tutto questo. Grazie. Allora, è molto interessante quello che ha detto Riccardo Bocca. Allora, grazie Vittorio, fra poco daremo ovviamente aggiornamenti e poi racconteremo quanto accaduto in aula anche domani. Novità sul caso Greta Spreafico. Allora, Greta è scomparsa nel nulla. È scomparsa come era scomparsa Marzia. Ad un certo punto hanno iniziato a dire che si è allontanata in maniera volontaria, ma dopo tutto questo tempo, senza sentire un familiare, la mamma, i fratelli,